Come si capisce dalle recensioni sui vari broker, carte e conti che porto sempre avanti sul canale, ogni volta che vedo o conosco un prodotto nuovo, cerco di capirlo, analizzarlo e cercare di portare un video recensione su questo canale. Come si può facilmente intuire, questo è quello che in inglese si può definire come un qualcosa che is ongoing process, un processo continuo. Per cui quello che dico ora, il prossimo anno, magari anche fra 6 mesi, potrebbe non avere più senso. Ogni anno nascono tantissime aziende e alcune di queste sono banche oppure broker, per cui cercherò di aggiornare il contenuto più avanti nel tempo. Però fermiamoci oggi e parliamo dei migliori broker che io considero ottimi per il 2022, però subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Iro Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Oggi, come anticipavo, andiamo a selezionare le varie opportunità che il mercato ci fornisce ad oggi per quanto riguarda i broker per poter investire. Come anticipavo prima, ci sono diverse cose da tenere in considerazione e ognuno di questi elementi andrebbe approfondito. Per alcune piattaforme io ho già fatto una recensione, per altre le farò in futuro, ma la cosa essenziale è non selezionare questa o l'altra piattaforma solo sulle basi di quello che io dico oggi. Questi non sono consigli di investimento o consigli ad investire, ma sono semplici mie considerazioni. Lascio tutti i link delle varie piattaforme qui sotto, alcuni sono link affiliati e altri no, anche perché non sto facendo questa selezione basata sui link affiliati, ma sulle reali considerazioni che voglio portare alla vostra attenzione. In questo caso andrò a fare delle differenziazioni specifiche, fornendo 2 piattaforme che ritengo migliori basandomi su quello che ho potuto io percepire per ogni singola situazione di utilizzo. In particolare per questo video andrò a selezionare i migliori broker per alcune tipologie di settori e in particolare i 2 migliori broker per i CFD, i 2 migliori broker per le azioni fazionate, i 2 migliori broker per il mondo cripto, i 2 migliori broker per gli ETF, i 2 migliori broker per completezza totale e poi anche i 2 migliori broker bancari. Per cui senza perdersi in troppi preamboli partiamo su pregi e difetti per ognuna di queste piattaforme e ovviamente nel caso non ci sia stato dedicato un video specifico sappiate che sicuramente arriverà in futuro, magari in un futuro non troppo lontano. Fra queste piattaforme ho tralasciato quelle di Forex in quanto non è un campo di mia competenza e per cui non saprei assolutamente come andarle a valutare. Partiamo subito. Per quanto riguarda i 2 migliori broker CFD, ho scelto XTB e Trading 212, che sono tra l'altro 2 piattaforme che io utilizzo. La scelta di queste 2 piattaforme ricade per alcuni motivi particolari, ma prima voglio fare la premessa che il mercato CFD è strasaturo di broker e per cui ce ne sono una valanga, anche delle betoniere. Potrei sicuramente non essere assolutamente e perfettamente corretto in questa mia scelta e molti di voi potrebbero avere delle alternative migliori a queste 2 che sto fornendo, ma ce ne sono veramente troppi. Queste sono le 2 piattaforme che io utilizzo, le conosco e per cui mi fido. In particolare XTB è un'azienda quotata e ci facciamo anche una serie dedicata in tal proposito per un nostro portafoglio speculativo. La reputo solida, affidabile e molto seria. Non vi vado a dire l'altra fila che ho dovuto fare per avere un link partner affiliato. Trading 212 è invece sempre in continua evoluzione con aggiunti di azioni reali e CFD in maniera continuativa. Ogni mese vengono aggiunti nuovi strumenti che non pensavo assolutamente potessero neanche esistere. Attenzione che i CFD sono prodotti altamente speculativi e pericolosi e si può perdere tutto il capitale. Calcolate che almeno l'80% degli investitori CFD perde soldi, per cui, come detto prima, prendere queste piattaforme tramite le considerazioni che vengono da questo video o opinioni che vengono da questo video o altro video non sono consigli di investire e non dovreste comunque farlo. Per quanto riguarda le mie scelte sulle azioni frazionate, la mia scelta è caduta su Trade Republic, di cui una recensione approfondita e esaustiva arriverà prossima settimana, e ancora su Trading 212. Perché proprio queste 2 e non altre, come ad esempio i Toro? Beh, prima di tutto perché non si possiedono derivati, ma sono entrambe piattaforme in cui si acquisiscono i diritti, ove possibile, dei sottostanti che si vanno ad acquistare, per cui se acquistiamo quote frazionate acquistiamo i diritti veri dell'azionista. E poi perché entrambe le piattaforme offrono la possibilità di lavorare come si fa in America con M1 Finance, e cioè di creare dei propri piani di investimento o, come nel caso di Trading 212, degli aerogrammi per la ripartizione dei fondi in maniera prestabilita secondo le scelte dell'investitore. Questo aiuta a crearsi un proprio portafoglio personale, quasi un proprio portafoglio ETF, se così si può dire, usando fondi minimi. Ovviamente in questo caso non consiglierei queste piattaforme a chi ha dei grossi capitali e può ovviamente crearsi un portafoglio ben fatto
per conto proprio, diversificando in maniera opportuna. Le mie scelte sulle piattaforme cripto penso le sappiate già, quali siano, sono Coinbase, è la mia prima scelta, e successivamente Gemini o Gemini, come dicono gli americani. Ci sarebbe anche Bitpanda, che però ora si sta anche allargando ad altri prodotti come azioni ed ETF, per cui ho voluto tralasciarlo, non essendo specializzato solo ed esclusivamente sul mondo cripto. Comunque su tutte e tre le piattaforme ho fatto un video recensione approfondito sul canale. Comunque in sintesi la mia scelta cade su queste due piattaforme non per i costi, che in realtà sono nella media, anzi in alcuni casi sono anche un po' più alti, ma prettamente per la loro semplicità di utilizzo, per la loro estrema sicurezza nella gestione anche dei dati personali. Coinbase poi è anche quotata, il che la rende sicuramente molto trasparente rispetto ad altre offerte di mercato. Per quanto riguarda i due migliori broker per gli ETF, le mie due scelte sono cadute su piattaforme che conosco anche in questo caso, che utilizzo, che ho utilizzato, che apprezzo, che ho apprezzato. E ho scelto Directa e DEGIRO. Entrambe le piattaforme offrono alcuni ETF a commissioni zero. DEGIRO ne ha molti di più, per Directa in verità sono molti di meno, anche se sulla maggior parte dei prodotti sono gratuiti per transazioni al di sopra dei 1000 euro su Directa. Inoltre Directa offre anche una funzione che si chiama Packing ETF tramite i prodotti di Lyxor, la casa francese creatrice appunto di ETF. In questo modo, pur avendo una scelta minore di ETF, si hanno commissioni a zero su tutti gli ETF Lyxor aggiunti al piano Packing ETF. Ci sarebbe anche qui da considerare Fineco con la loro funzione di ETF Replay, in realtà, che però ha dei costi fissi, per cui ho voluto scartarlo da questa lista pur essendo a parere mio la migliore piattaforma italiana di trading. Per vostra info, io per esempio utilizzo Directa per il pack che sto facendo per mio figlio. Per completezza invece cosa intendo? Intendo quei broker che hanno completezza di tutti i mercati, delle valute, delle opzioni, obbligazioni, fondi, CFD, tutto di tutto. Le due corone qui le metto a Interactive Brokers e Saxo Bank. La quantità di strumenti presenti è veramente eccezionale su queste due piattaforme. Sicuramente il più completo dei due è Interactive, ma io personalmente ho scelto Saxo Bank per un motivo molto particolare. Visto la joint venture che ha con Banca Generali Private, la gestione è di tipo amministrato e per cui non devo occuparmi di dichiarazioni di redditi o di monitoraggio fiscale, cosa che mi sta particolarmente sulle Zebedeus. Per chi ha grandi necessità su molti strumenti o alti capitali, queste sono secondo me le due piattaforme da considerare. Personalmente uso e preferisco Saxo Bank, oltre per la fiscalità, anche per l'interfaccia grafica molto più user friendly. Passiamo infine ai due broker bancari che permettono un regime amministrato. In questo caso non posso che non nominare le due piattaforme già menzionate precedentemente in altre liste. La prima è Fineco, che in quanto a strumenti, costi, piattaforma, customer service è nel complesso una delle piattaforme più all'avanguardia che secondo me si possono trovare in circolazione. Ed ovviamente qui devo dimensionare Saxo Bank, che grazie appunto alla joint venture con Banca Generali Private riesce a fornire alcuni strumenti bancari essendo dedicato alla clientela esigente, ad esempio con nessun limite sui bonifici. Pensate a un investitore, un grosso investitore che ha incassi di centinaia di migliaia di euro in dividendi e voglia trasferirseli su un altro conto corrente. Non ci sono limiti su queste transazioni. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento e se così fosse ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e un commento per farmi sapere cosa ne pensi delle mie scelte. Nella sezione dei commenti ti prego di lasciarmi anche degli spunti di riflessione da condividere con la community e se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo, per favore ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così nessun video nuovo sarà perso da te. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!